Annalisa Fontano, una donna di 48 anni di Pantellerie, è tristemente scomparsa dopo essere stata vittima di un orribile atto criminoso perpetrato dal suo compagno, Onofrio Bronzolino. Annalisa era stata ricoverata presso l'ospedale civico di Palermo a seguito dell'atroce aggressione, ma le sue condizioni non hanno mai mostrato miglioramenti ed è purtroppo deceduta recentemente nel reparto di rianimazione dell'ospedale principale della Sicilia. Le sue ferite erano così gravi che i medici le avevano diagnosticato condizioni disperate fin dall'inizio, poiché Onofrio aveva deliberatamente versato benzina su di lei e le aveva dato fuoco durante una violenta lite nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Nonostante l'intervento tempestivo dei vicini che hanno cercato di spegnere le fiamme e il soccorso immediato del 118 con l'utilizzo di un elicottero, Annalisa Fontana aveva riportato ustioni gravi su circa il 90% del suo corpo ed era stata posta in coma indotto. Secondo le indagini in corso, i rapporti tra i due erano già tesi da tempo e la lite sarebbe iniziata in un noto bar del centro cittadino, forse scaturita da questioni di gelosia, per poi proseguire in casa. L'uomo, in un atto inqualificabile, poi andato in un magazzino, ha reperito una tanica di benzina e l'ha versata sul corpo della donna prima di appiccare il fuoco.